Continuiamo la ripetizione. Facciamo l'argomento dell'incontinenza urinaria. Per incontinenza urinaria si intende la fuoriuscita incontrollata delle urine indipendentemente dalla volontà del soggetto. Altamente invalidante, molto frequente nell'anziano, è una problematica legata ai fenomeni dell'invecchiamento a livello dell'apparato comunque urinario, con una ridotta capacità contentiva della vescica, aumento del volume residuo. Negli uomini dipende anche dall'ipertrofia prostatica benigna. Frequenti sono le contrazioni vescicali non inibite, quindi vescica instabile nella donna nel periodo postmenopausale a causa della caduta dei tassi estrogenici, specie nelle pluripale. Si evidenzia una lassità del pavimento pelvico, fattore favorente la perdita involontaria delle urine. Da segnalare inoltre una maggior frequenza della nicturia, poiché con l'età il flusso urinario tende ad aumentare durante le ore notturne a causa del riposo muscolare e della posizione clinostatica, che facilita la perfusione renale. Distinguiamo due grandi forme di incontinenza, quelle transitorie e quelle croniche. Le transitorie sono dette acute, insorgenza improvvisa, per una patologia acuta reversibile, per la rimozione della causa determinante. Abbiamo l'acronimo inglese di upper spannoloni, D per delirium, I per infection, A per atrophic vaginitis, uretritis, quindi infezioni atrofiche vaginitiche e uretritiche, poi P per psychologic dysfunction, depressione, pharmaceutic use, ipnoinducenti, sedativi, diuretici, anticolinergici, beta-alfa bloccanti, alcolici, antidepressivi, psicotici, narcotici, calcio antagonisti. Poi E per endocrine disorder, diabete mellito scompensato, restricted mobility per ridotta mobilità, stool impaction per compressione, scusate, della vescica da massa fetale. Questa può essere causata anche da immobilità temporanea, da insufficienza venosa periferica, da infarto cardiaco, da fecalomio, infezione urinaria, stato convulsionale acuto. Nelle condizioni croniche abbiamo criteri patogenetici specifici con instabilità del detrusore, quindi lo vedremo, da sforzo, da eccessivo riempimento rigurgito, overflow incontinence, e poi incontinenza neurogena, a seconda della lesione neurogena, vescica disinibita, vescica riflessa, vescica autonoma. Da instabilità del detrusore, la forma più comune per disfunzione vescicale caratterizzata da comparsa improvvisa di contrazioni detrusoriali che il paziente non è in grado di inibire, che superano la resistenza uretrale, quindi perdi un po' di urina. La sintomatologia richiede la necessità impellente di urinare con incapacità del soggetto di differire la minzione con contrazione vescicale dolorosa. L'eziologia può avere cause vescicali come cistite, calcolosi, neoplasie di verticoli o neurologiche, vasculopatie, demenza, Parkinson. Poi abbiamo l'instabilità da sforzo, caratterizzata da perdita involontaria non preceduta da stimolo di piccole quantità di urine come conseguenza di un aumento della pressione endoaddominale prodotta da tosse, cambiamenti di postura, starnuti, sforzi. Si verifica quasi esclusivamente di giorno, molto di rado di notte, quando il paziente si riposa. Colpisce esclusivamente le donne, obese o pluripale, legata alla debolezza dello sfintero uretrale, alla diminuzione del tono del pavimento pelvico, con abbassamento della vescica e del piano perineale, deficienza di estrogeni, cistocele. Terapia, fisioterapia basata su esercizi di contrazione del pavimento pelvico, quindi rinforzo, biofeedback, insegnando ai pazienti a interrompere volontariamente la minzione. Poi, dai rigurgito, forma pseudo-incontinenza, il soggetto infatti presenta uno stato di ritenzione con rigurgito di urine per iperdistensione vescicale. L'ostacolo più frequente alla fuoriuscita delle urine è il fibroadenoma della prostata. Altre cause sono la sclerosi del colon vescicale e la stenosi uretrale. Neurogenica abbiamo la vescica disinibita, più frequente legata a perdita del controllo inibitorio corticale per demenza, ictus, trauma cranico, simile all'incontinenza da instabilità del detrusore per contrazioni detrusoriali non inibite che portano a minzioni incontrollate in ambienti non appropriati. Vescica riflessa per lesioni midollari che interrompono le vie nervose di collegamento tra centro spinale e corteccia cerebrale, tipica dei paraplegici per trauma vertebro-midollare, caratterizzata da progressivo riempimento della vescica, successivo svuotamento quando viene raggiunto un certo livello di distensione, quindi come una forma da rigurgito per pseudo-incontinenza, e a un certo livello quando il centro spinale viene altrimenti stimolato. Il paziente non avverte il bisogno di mingere di minzionare, e il comportamento è simile a quello del bambino prima della maturazione del controllo cerebrale, quindi enuresi fondamentalmente.
Vescica autonoma legata a lesioni del centro sacrale, della minzione o della cauda equina per sclerosi a placche, tumori del midollo, traumi e altre patologie. La vescica è sganciata dal controllo midollare, si riempie e si svuota grazie ai riflessi gangli perivescicali. La valutazione clinica richiede l'anamnesi mirata per valutare l'incontinenza per frequenza, quantità di perdita, eventi precipitanti, sintomi genitourinari, urgenza, disuria, ematuria, uso di alcuni farmaci o presenza di patologie neurologiche. Ok? Esame obiettivo locale per valutare la distensione della vescica, l'eventuale presenza di ipertrofia prostatica benigna, l'esplorazione rettale nella donna, anche eventualmente la valutazione di cistocele, rettocele, lassità muscolo-legamentosa. Generalmente valuti pure lo stato di coscienza, la mobilità del paziente, le condizioni cognitive e i segni di focolai, eventualmente infettivi. Esami che uno può fare sono l'esame urodinamico semplificato, il reflusso post-minzionale, in casi specifici la flussimetria, la cistometria in urologia, quindi l'urodinamico semplificato lo puoi fare. Per la terapia, togliere i fattori scatenanti, antibiotici nelle forme sostenute da flocosi urinari, agonisti alfa-adrenergici che aumentano la capacità contentiva dello sfintero uretrale o sulla terapia estrogenica topica intravaginale o generale, elettrostimolazione dei muscoli del pavimento pelvico, fisioterapia da sforzo. In alcuni casi intervento chirurgico di sospensione del pavimento pelvico, chirurgia di ipertrofia prostatica benigna, pannoloni, collezione esterna delle urine mediante guaine alpene, cateterizzazione vescicale a permanenza, pratica di chi si abusa e che dovrebbe essere limitata ai pazienti in coma e con malattia terminale, vabbè, perché rischia i traumatismi, le infezioni, cistiti, pielonefriti, insufficienze renali calcolose. Altre condizioni di incontinenza è l'incontinenza fecale, che è un'incontinenza molto frequente, è un'evenienza non rara in età geriatrica, implica l'integrità dell'anatomia degli sfinteri anali interno e esterno, delle strutture muscolari dell'attività sfinterica aggiuntiva, nonché una normale sensibilità e distensibilità dell'ampolla rettale. Le cause sono locali come la dischezia, quindi l'impatto fecale, caratterizzato da accumulo di feci disidratate e voluminose, fecalumi nell'ultimo tratto del crasso, la distensione dell'ampolla rettale dovuta al fecaloma inibisce lo sfintere interno liscio, per cui le feci più liquide vanno avanti. Questa è la pseudodiarrea. Poi, dare antidiarroici va ad aggravare ulteriormente il quadro stitico. L'incontinenza fecale può essere presente in tutte le forme di diarrea, nonché nelle patologie a carico dell'ampolla rettale dell'ano, quindi emorroidi, fistole, raga, adenoplasie e prolassi, che possono compromettere la continenza. In linea invece generale, quali sono le condizioni che possono causarla? La demenza neuropsichica, neurologica, lesioni spinali e sovraspinali, che possono andare a inibire il riflesso defecatorio e distensivo, di sensibilità, no? Dei recettori, di distensione ampollare. Parliamo adesso dell'ipertrofia prostatica benigna, una patologia assai comune nell'uomo con un'età superiore ai 50 anni, dai 70 in su, praticamente un uomo su 10. La ghiandola aumenta sotto l'azione degli androgeni, ok? Tant'è che la castrazione chimica porta all'atrofia della prostata. Il diidroepiandrosterone metabolita del testosterone per mezzo della 5-alfa riduttasi è il mediatore terminale della crescita prostatica. Può avere un'azione autocrina sulle cellule stromali o paracrina sulle cellule epiteliali, si lega ai recettori nucleari, attivi i fattori di trascrizione, induce l'effetto mitogeno su cellule stromali, appunto, ed epiteliali. Anche il testosterone può legarsi ai recettori, però il deidrotestosterone è 10 volte più potente. L'ipertrofia prostatica è quindi dovuta a uno squilibrio ormonale, a un'iperproduzione androgena o a un aumento recettoriale. L'iperplasia prostatica origina nella zona di transizione, per questo preme sulle pareti uretrali, riducendone in fase avanzata il lume, e questa è una forma di ostruzione, no? La vescica evidenzia delle trabecolazioni, spessimenti, segni di difficoltà di svuotamento. Nella clinica non è direttamente proporzionale alle dimensioni della ghiandola, abbiamo sintomi ostruttivi con ipovalidità e contrazione detrusoriale, in qualche modo, quindi ipovalidità del mitto, difficoltà a iniziare la minzione, prolungato tempo minzionale, gocciolamento postminzionale, sensazione di mancato svuotamento della vescica, minzione intermittente, sintomi irritativi, di ipersensibilità, instabilità detrusoriale, pollacchiuria, nicture, urgenza minzionale, minzione imperiosa.
Complicanze acute, infezioni, calcolosi vescicale, ostruzione da IRA post-renale, insufficienza renale cronica come complicanza cronica. Diagnosi, esplorazione rettale, esame dell'urina, PSA, urofossimetria, residuo postfunzionale, studio, pressione flusso per valutare le disfunzioni primitive della vescica, ecografia prostatica transrettale, endoscopia delle vasche vie urinarie, terapia medica, alfa bloccanti, perché riducono il tono della muscolatura del collo della vescica, aumentando il picco di velocità di flusso urinario con reazione avversa possibile ipotensione. Inibitore della 5-alfa riduttasi finasteride e dutasteride aumentano la velocità di flusso urinario perché riducono il volume della prostata, alleviano i sintomi. Fitoterapici, estratti di piante, efficacia non dimostrata. Terapia chirurgica, resezione transuretrale della prostata, la TURP, adenomectomia prostatica per via retropubica, sovrapubica o perineale, terapia mini-invasiva, ultrasuoni, laser, terapia ipertermia, impianto di stent endouretrale, ablazione prostatica tramite radiofrequenza, iperplasia, diciamo. Bisogna considerare che di per sé non è una lesione precancerosa, però l'adenomectomia per il tumore. Quindi anche questo argomento l'abbiamo fatto. Andiamo avanti. Andiamo all'osteoporosi. L'osteoporosi è una condizione legata agli effetti dell'invecchiamento sull'osso, è un'anomalia con modifica dell'osso, no? Che avviene dalla quinta decade, cambiando la componente trabeculare, soprattutto di quella corticale ossea, con una riduzione quantitativa della densità ossea per unità di volume, alterazione della microarchitettura, aumentato rischio di frattura, rarefazione dell'osso trabeculare, assottigliamento della corticale generalizzato, distrettuale, ridotta resistenza dell'osso, soprattutto nel collo del femore, l'osteoporosi senile, ma anche corpi vertebrali in quella post-menopausale, quindi fratture che abbiamo già visto. Fattori di rischio, età, fattori genetici, sesso femminile, razza, etnia bianca o asiatica, familiarità, costituzione fisica, basso BMI, stile di vita, basso introito di calcio, sedentarietà, scarsa esposizione al sole, fumo alcol, eccessivo consumo di caffè e sale che favoriscono la perdita di calcio nelle urine, carenza ormonale, di menarca tardiva, amenorrea secondaria, menopausa precoce, condizioni patologiche, epatopatie, nefropatie, anoressia, sarcopenia. Nella classificazione abbiamo le forme primitive, il 95%, che sono postmenopausale, quindi queste sono quelle associate a frattura dei corpi vertebrali con diminuita attività osteoplastica per riduzione degli estrogeni, senile, correlata alle alterazioni del metabolismo del calcio, della vitamina D e quant'altro, idiopatica giovanile, poi le secondarie da endocrinopatie Cushing, ipoipertiroidismo, iperparatiroidismo, ipogonadismo, diabete mellito, malattie gastrointestinali per malassorbimento, celiachia, MICI, epatopatia gastrectomia chirurgica, e emopatie, mieloma multiplo, linfomi, talassemie, leucemie, patologia che causa acidosi, diabete mellito, insufficienza renale cronica, iperparatiroidismo secondario, insufficienza renale cronica, respiratoria cronica e BPCO, malnutrizione, trapianto d'organo, farmaci, eparine, coumadin, cortisonici, immunosoppressori, chemioterapici, Eutirox, barbiturici, insulina, anticonvulsivanti, antiepilettici, furosemide, diuretici dell'ANSA. Poi abbiamo i tumori, le connettivopatie, l'artrite reumatoide, l'ES, la spondilite anchilosante, condizioni neurologiche e muscolari che causano immobilità per più di 6 mesi con disabilità grave. Nella clinica l'osteoporosi di solito è silente finché non si manifesta la frattura di femore, vertebra, polso, rachialgie, cifosi, con riduzione dell'altezza dell'individuo e una serie di limitazioni funzionali. Spesso nella pratica clinica si fa una valutazione importante, non tanto per l'osteoporosi quanto più per l'artrosi, che poi porta a uno studio dell'osso che evidenzia uno stato osteoporotico. Okay? Ricordiamo nell'artrosi il dolore meccanico, la tumefazione articolare, la rigidità mattutina più di 30 minuti, l'impotenza funzionale fino all'anchilosi. Nell'anamnesi è importante vedere se ci siano delle problematiche legate alle donne come la menopausa o all'uomo come l'ipertrofia prostatica benigna,
indagare le abitudini di consumo di caffeina, alcol, sale, esercizio fisico, se l'etnia, la familiarità per la patologia, se soffre di patologie autoimmuni e reumatologiche, quali farmaci assume. Nell'esame obiettivo è importante la valutazione della misurazione dell'altezza, della distanza tra il muro e le prime vertebre cervicali, in quanto ci dà un incurvamento della colonia, che è un segno di scalino importante dovuto a crolli vertebrali. Valutazione del peso, stato delle patologie croniche sottostanti, no? Qui ci sono una serie di teorie su quelli che sono ormoni d'azione osteoclastogenica e inibitori di osteoblastogenesi, no? E vediamo per esempio il GH che si riduce, gli estrogeni che si riducono, l'LH che si riduce, FSH che si riduce, il cortisolo che sale, vitamina D che crea problemi, il paratormone che crea problemi, no? Gli estrogeni che si riducono, i radicali liberi, l'infiammazione, gli stessi farmaci. Cosa riduce l'osteoblastogenesi? Fondamentalmente l'adipogenesi stessa lo riduce, quindi comunque l'obesità, l'aumento del peso. Negli esami strumentali a basso costo abbiamo l'ultrasonografia per compressione sul tallone, che diciamo dà una valutazione della mineralizzazione ossea come screening. Poi abbiamo la vitamina D nel laboratorio, la calcemia, paratormone, FT3, FT4, TSH, emocromo, elettroforesi sieroproteica per la malnutrizione, valutazione della funzionalità epatorenale con clearance della creatinina, marker di funzionalità ossea, quindi fosfatasi alcalina specifica dell'osso e osteocalcina, calciuria e idrossiproline come parametri del metabolismo calciofosfo col test di Nordin, delle urine della seconda menzione mattutina rivolta alle donne in menopausa fino ai 65 anni, test di Nordin, calciuria e idrossiproline. Nella diagnostica per immagini fai la MOC e DEXA con mineralometria ossea computerizzata con Dual X-ray Absorbimetry, dove valuti appunto l'impedenza e valuti la massa ossea, la densità minerale, no? In tre fasi di scansione, dove c'è la total body, la testa del femore e la colonna lombare. A livello poi femorale si farà la valutazione in T-score, quindi fondamentalmente la deviazione standard rispetto alla popolazione. Se è inferiore a meno 1 è normale, tra meno 2 e meno 2,5 ostopenia, sotto meno 2,5 osteoporosi, molto grave se associata a frattura. Il rischio di frattura si calcola col FRAX score. La diagnosi differenziale richiede lo studio in RX, in TAC e quant'altro, la valutazione dell'osteomalacia, del morbo di Paget, dove in realtà i livelli di fosfatasi alcalina e idrossiproline sono molto più alti, cosa che non succede nell'osteoporosi. C'è un quadro radiologico caratteristico del Paget, l'osteogenesi imperfecta, le neoplasie con metastasi ossea, l'iperparatiroidismo, l'osteomalacia. Però i livelli in questo caso plasmatici e urinari di calcio, fosforo e vitamina D sono ridotti, inusuali nell'osteoporosi invece. La prevenzione: bisogna ridurre l'attività fisica, la magrezza, il fumo, l'abuso d'alcol, fare una dieta ricca di calcio, a stomaco vuoto, dare vitamina D per via orale a fine pasto perché è lipofila, terapia ormonale sostitutiva, farmaci inibenti l'osteoclastogenesi, quindi estrogeni bifosfonati, farmaci prevalentemente stimolanti gli osteoblasti, paratormone, denosumab e teriparatide. Con questo si chiude anche questo capitolo perché ormai mi sono stancato, questi ultimi due argomenti li farò domani.